Da capo, ancora, ancora e sempre. Ma perché insiste? Cos'altro abbiamo da dirci? Oggi non ricordo nulla, assolutamente nulla. Non capisco perché insisti a farmi ricordare. Com'è? Sono troppo buono. Invece mi fa incazzare questo continuo domandarmi di rivangare, di ricordare, di rivangare, di ricordare, di rivangare, di ricordare. Non c'eri anche tu laggiù in tutta la tua tetra gloria? Te lo sei scordato quell'orrore, non ti ha fatto proprio nessun effetto. Io l'ho visto l'orrore, il gusto dell'orrore mi fa schifo. Io non ho niente da dirti. Io non sono il tuo storico militare, non trasformarmi in un esempio. Che cosa vuoi? I particolari. Sei il creatore, no? Inventali tu i dettagli che meglio si adattano ai tuoi scopi. Ci sono quelli che hanno voglia di raccontarti di quel giorno, di ricordare per amor tuo, di perdonarti. Quelli sì che inventano, che ha un piacere. Io non sono come loro, io non parlo e non ti ascolto. E lo sai perché? Perché inventare serve a dare una forma a quel massacro, ma non c'è una forma per un orrore come quello, come non ce l'hai tu una forma nella tua oscurità. Tu non hai nessun diritto di trasformare quel dolore spacciandolo per il bene di altri. No, non ti chiederò scusa per questo sfogo. Ogni tanto mi prende così, lo sai. Non mi sono ancora ripreso del tutto io. I miei compagni, che non ho scordato, che non torneranno più, loro non hanno mollato. E sono morti. Morti. Io sono sopravvissuto. No, il buio eterno non è sopravvivere. Ci sono uomini
che si tirano la morte addosso. Sì. Una volta io pensavo che così erano fatti gli eroi. E mi hanno messo in lista, sperando di morire. Io sarei stato uno di loro. Ma la stoffa dell'eroe io non ce l'avevo. No. Quelli che erano con me, quelli sì che erano eroi. Morti per quello in cui credevano, senza un lamento, morti. Mi hanno insegnato a credere in te. E tu? Che senso puoi dare tu al loro sacrificio? Io almeno ho continuato il loro lavoro qua giù, nella nostra terra, nell'Ulster. La libertà della fede per cui hanno combattuto. E sono morti. Sarebbe stata difesa. Non ci saremmo arresi. E non ci arrenderemo. No. Si leveranno i figli dell'Ulster, sì. E il nemico sarà abbattuto, come sul Boyne, come sulla Somme. Contro ogni invasore che varchi i confini della madre patria, sì. I cattolici si vantano di discendere dagli antichi eroi. Ma i veri discendenti siamo noi, perché loro per secoli hanno piegato il capo e pianto di dolore. Noi invece abbiamo impugnato le armi e combattuto contro un oceano di sangue. Questo sangue è la nostra eredità, non la loro. Siamo noi, il popolo protestante, noi che abbiamo sempre resistito. Resistito e trionfato, perché siamo gli eletti di Dio. Lasciami, non sono roba tua, io non voglio essere il tuo eletto. Sono un pazzo? Sì. Un bugiardo? Non ho imparato nulla da te, soltanto a pregare nel tuo nome. Non mi hai mai perdonato, vero? Io non ho avuto rispetto per la famiglia, le tradizioni, la fede. E così mi hai maledetto. Piper, devi imparare quelle cattive. Lasciami in pace. Devo per forza ricordare. Eh? E va bene, va bene. Ricordo. Ricordo tante piccole cose. Ricordo che il cielo era rosa, un rosa mai visto. C'era gente di Coleraine, parlavano di pesca al salmone. Uno che voleva entrare in chiesa mi ha dato una sciarpa arancione. Abbiamo cantato, giocato a pallone, sì, a pallone. Qualcuno ha detto: che cielo rosso! Rosa, ha detto David. E io l'ho guardato e l'ho rivisto, il cielo, in lui, David. Io lo sapevo che sarebbe morto, sai? Non era più terra. Stava diventando aria. Siete venuti a portarmi il vostro dono da Dio, vero? Che faccia scura, David. Ho detto qualcosa di male. Non capisco il tuo silenzio. E tu lo capisci, Rolston? E tu, Crawford? Siete proprio belli insieme. Vi invidio. E dove sono gli altri? Eh? Moore? Sta sempre cercando John Millen. Lo capirà mai che è impossibile trovarlo. E dov'è Anderson? Sempre ad aspettare McIlwain. Io l'ho visto McIlwain, sapete? Tagliato in due. Anderson che gli si getta addosso come se potesse ricomporgli il corpo con il suo. Quando ho visto quel sangue, anche il mio ha preso fuoco. E non c'è stata più acqua per spegnerlo. Avevi ragione, David, come dicevi, l'ultima battaglia
Sì. Io sono morto con te quel giorno. Ora l'alzere è in macerie. Hanno bruciato vecchi nei loro letti. Cattolici vigliacchi. Io non mi lascerò bruciare dal loro fuoco. Io ho già sconfitto il fuoco e voi mi difenderete sempre. Voi difenderete sempre l'Ulster. Mi mancate. Ogni giorno di più. So da quando sono nato che c'è qualcosa di marcio nell'umanità, vero David? Ho cercato di non dimenticarlo più e così io ho cercato di morire, avvinghiato a questa idea. Ma tu hai sfidato la mia morte, ora io ho bisogno di dire basta, David, l'Ulster è in macerie, salvalo, salvami, portami via vivo da questa guerra, il tempio del Signore è buio, ha messo a sacco la sua dimora, gli dei protestanti muoiono. Eccomi finalmente. Moore, Millen, Anderson, McEwen. Che bella pelle che ho, Anderson. Proprio bella per essere un uomo. Guarda, David, mi sono tagliato sbucciando una mela. Qui, dacci un bacino, su. Addio, mia Emistile. Addio, ma tornerò e sulle rive di Erin la guerra finirà. Li rivedremo insieme, più splendide che mai, e a darci il benvenuto Enniskillen tornerà. Danzate, danzate davanti al tempio deserto del Signore, danzate fino alla morte, davanti al Signore, danzate. Mi fa effetto il sangue. Scusa? Di che? Mi sembrava avessi detto qualcosa. Infatti. A me? No, quindi lascia stare. Ah, come non detto. Dicevo il mio sangue. Dicevo che il sangue mi fa effetto. Non è mai un bello spettacolo. Sangue di animale o di persona. Dio, che macello! Senti un po', dobbiamo dormire qui. Sono arrivati in massa i militari, non se l'aspettavano. In massa? E come faranno ad addestrarci tutti? Non faranno. Queste coperte si possono prendere? Io le ho prese. Vabbè. È solo un taglietto, non sei nella fossa. Sei tu che ti stai scavando la tua. Prego? Potevo quasi staccarmi un dito. E invece è sempre lì. Che c'entra? Ho detto potevo. E perché poi? Per sbocciare una mela. Avevo fame, avevo una mela, volevo mangiarla. Quasi mi sono portato via un pollice. La vita è piena di rischi. Sbocciare una mela sarebbe un rischio. Il dito me lo sono tagliato o no? Il pollice. Il pollice, il dito, chi se ne frega? Dacci un bacino, su. Vai a casa se ti fa male. Ormai è tardi, ho firmato, la divisa chi ce l'ha se la tiene. E allora vedrai altro che pollici tagliati. Guarda che hai fatto. Mi hai spaventato. Ma tu che cazzo sei? Piper, signore Kenneth Piper!
Senti un po', Piper. Chiamami Kenneth. Sì, senti un po', Kenneth. Sei sicuro di aver preso la decisione giusta? Sì, signore, sono qui per compiere il mio dovere, signore! Lascia stare il signore, abbiamo lo stesso grado. Mi chiamo Craig. David Craig. David? Chiamami Craig. Allora preferisco signore. Ti piace prendermi di culo, Piper? A chi? A me, signore. Ti faranno passare presto la voglia. Non spero altro. Anch'io. Un pezzettino di mela? Ho da fare. Non sei tentato? Falla finita e non mi scocciare. L'hai mai guardata bene una mela? Sì. E che hai visto? Una mela. Io no. Io ci vedo dentro. Sotto la buccia. La polpa. La polpa. La polpa. E allora? Dura, bella, bianca. Se è marcia, no. Che cosa? La mela. Lo sai come si dice? La mela marcia guasta il paniere. Ah. Hai scordato la camicia? No, che non l'ho scordata. Sì che l'hai scordata, eccola. È questa la mia camicia. Allora questa di chi è? Deve essere la tua. La mia no, ce l'ho addosso. Senti, prendi questa camicia e levati dai piedi. Ma come, non vuoi la tua camicia? Non voglio la tua camicia. Contento tu? Dio santo, ti dispiace? Dai che ti faccio lo stesso effetto che fa a me il sangue. Non mi fai paura. Insomma, com'è che sei qui? Il mio paese è in guerra. Non sei venuto a morire per me? Per te. Potrebbe essere divertente. Tu sei fuori, Piper. Ah sì, David? Sei un tipo strano. Un ragazzo particolare. Una bestia rara. Che espressione divertente. Bestia è un modo di dire. No, mi riferivo a particolare. Anche tu sei un ragazzo particolare, David. Quando mi va. Ma l'esercito non è il posto ideale. Perché no? C'è bisogno di cani e porci in un esercito. Beh, in effetti. Chi lo sa, magari va a finire che diamo la vita l'uno per l'altro. Questo no. Almeno io. Scordo. T'ho un regalino, prendilo e basta, ne hanno mucchi. Rivestiti, Demi. Se no va a finire che devo spogliarmi anch'io. Ma se non l'hai mai toccata con un... No, pensala come vuoi. Ma se non sapevi neanche dove metterla. Ma no, se non c'ero io a dirtelo. Ciao. Salve, ragazzi. Sono Moore, Willy Moore. E questo esemplare è Millen, John Millen. Signor Moore! Signor Millen! Sì? Immagino sappiate dove siete. Una baracca militare. Precisamente. E che ci sarebbe venuto a fare? Ma chi se? Io ho chiesto che ci è venuto a fare, signor Miller! Forse è meglio se glielo dico io. Lei si trova qui in qualità di volontario dell'esercito del re dell'impero. Lei è venuto qui per addestrarsi a fronteggiare il nemico dell'impero. Lei è qui perché è un fedele figlio dell'Ulster, perché è il nemico dell'impero è il nemico dell'Ulster. Lei è venuto qui per imparare, signor Miller, imparare a difendere se stesso e i suoi compagni, e stando qui imparerà a comportarsi a modo, rispettando questo esercito, il suo grado e tutti i suoi superiori. E dal momento che il suo grado è quello più basso, questo vuol dire che se ne starà preoccupato fino al giorno del congedo. Sono stato chiaro? Sì, signore! Riposo. Tutti volontari? Io almeno sì. Ah, di dove sei? Amy Skillen, fermala. Conosci Raston? Non lo so, dove abita? Un po' fuori, a tempo. Forse li conosco. Noi siamo di Collere. Oh, i migliori. Piacere, Craig. David Craig. David di nome. David Craig. Ah.
Buffa questa, due nomi uguali. Lui si chiama Pine. E perché dice di no? Ho una pelle proprio bella, no? Per un uomo. Davvero bella. Ma guarda. Veramente bella, morbida. Mai lavorato un giorno in vita mia. Che fortuna. Certo che ci hanno piazzato proprio in un cesso di posto. Dovremmo rifarci tutti i giorni le brande da sole. Che cosa credi di essere a casina tua, eh? Non te la rifà mai la cuccia? No, quelle sono faccende da donne. Io non mi sono arruolato per fare faccende da donne. No, nemmeno un giorno. Anzi, si può dire che ho quasi fatto la fame. Una volta l'ho proprio fatta. A guardarmi non si direbbe, eh? Già, non si direbbe. Willy! Willy, tu da che lato dormi? Destro o sinistro? Perché? Beh, tua madre mi ha detto che russi, forse è meglio se ci cambiamo di io non russo! E che ne sai? Lo so e basta! Come fa uno a dire se è russo? Senti, o no? Mia madre non mi ha mai detto che è russo, com'è che l'ha detto a te? Mi ricordo quella volta in Francia. Cosa? In Francia. Quasi morivo di fame. Tu sei stato in Francia? E quando ci sei stato? E com'è? Quella volta credevo di morire. La brutta fine, meritata. Solo come un cane. Era un venerdì. Non mangiavo in pratica da 2 settimane. E continuavo a vedere cose. Forse c'erano davvero. Mi sentivo tagliato fuori da tutto. Credevo di morire. Ma non come si muore di solito, no, a di colpo, senza preavviso. Era come se mi fossero spuntate un paio di ali. Poi però ho fatto un voto. Ho promesso che se fossi sopravvissuto non avrei mai più rimesso piede in Francia. Mi potessero accecare se ci tornavo. Ho fatto un patto e sono sopravvissuto. E non avevi nessuno, non un cane che ti desse un soldo per ritornare a casa? Nessuno. E come hai fatto a tornare dalla Francia senza un soldo? Te l'ho già detto. Era come se mi fossero spuntate un paio di ali. Sono tornato in volo. Senti, scusa, posso chiederti una cosa? Quello che vuoi. Che cosa ci fa un ragazzo particolare come te qui nell'esercito? Che cosa ci fa un ragazzo particolare come te qui nell'esercito? Ah, e se io sono particolare, tu che cosa sei? Sigaretta. Se te ne avanza una. Ah, non fumo. Dite un po', ma questa è una baracca militare o un manicomio? Ah! Scusa, tranquillo, sono abile arruolato come tutti voi qui dentro. Vaglia, ma che cazzo ti sei arruolato a fare? Mi chiamo Kenneth, David. Se non vuoi rispondere. Mi sono arruolato perché non avevo nient'altro di meglio da fare. Mi correggo, mi sono arruolato perché non avevo proprio niente da fare. Mi sono arruolato perché tanto sto morendo uguale, per accelerare i tempi. Meno male che eri abile arruolato. Sono abile arruolato per il cimitero. Sono abile arruolato per la fossa. I vecchi già mi aspettano, non ci siamo. Senti un po'. Piper. Qua ci dobbiamo passare tutto l'addestramento. Io ti ho appena conosciuto. Ma mi stai già sulle palle. Chiacchiera quanto ti pare, ma basta parlare della morte, eh? Perché tanto ci vorrà poco a vedersela davanti. Per ora è me che hai davanti. Non mi interessa. Ehi, Mille! Dai. Non mettiamoci a litigare il primo giorno, eh? E finiamola con queste cazzate. Già non le sopportavo quando ero a casa, tutte quelle donne lì che frignavano agitando il fazzoletto. Ma le avete sentite? Una caterva di superstizioni. Cielo rosso all'alba, malaugurio. Meglio rimandare. Che poi da dove sarà uscita questa storia del cielo rosso? Lo dicono i pastori. Agnelli al macello. Ah! Ok, Mille, in francese beh vuol dire cielo. Non dargli retta, si dice ciel. Le ciel, giusto, no? Oh, giusto! Le ciel rose! Rose? Rosa! Ora in Francia hanno i cieli rosa. Ma come si fa ad avere il cielo rosa? Sta zitto, tu! Io a Colera in un sacco di volte ho visto il cielo rosa, per cui anche tu! Rosso, forse. Rosa non mi risulta. Questo è cieco come una talpa. Ehi, cieco a chi? Peggio di tua nonna. Mia nonna vedeva benissimo fino a 80 anni. Ah, sì? Perché tu la vecchiaccia l'hai vista quando era ragazzina. Senti, rispetta dei punti, va bene? Che ho detto? Hai detto troppo. Ho detto solo che ci vedi peggio di tua nonna. È un modo di dire. Ci vedi peggio di tua nonna, traballi peggio di tua nonna, capisci? Senti, mia nonna era una mente. Ti si rigirava come voleva fino al momento della morte. Sei tu che sei un ignorante e un capone. No, qualcuno mi tolga di mezzo. No, qualcuno lo tolga di mezzo a me, per favore. Io ci ho mai toccato la famiglia? Non c'è niente da toccare. Ah, questo lo dici tu, io te l'ho mai toccata? No. Esatto.
Riguardo alla tua interessante domanda di prima, David, sì, in Francia qualche volta i cieli sono rosa. Non rosa come a Coleraine, ma rosa comunque. Beh, adesso diamoci un taglio. Ci ho vissuto una vita in quel buco e di cieli rosa non ne ho visti neanche in... E allora perché hai cominciato a dire il contrario ed è partito tutto sto sfinimento? Così, per difendere la mia casa. E io per difendere la mia famiglia. Lo so, sì, che la tua nonnina era una vecchietta a modo. Una troia, una stronza. Meno male che ce ne siamo liberati. Una sigaretta? Se ce l'hai, grazie, sì. Voi ragazzi? Sì. Albert non fuma, mi pareva. Perché no? Per festeggiare. Festeggiare cosa? L'armonia. L'armonia perfetta. Ma non farci caso, a noi piace combattere. Sì, sì, siamo sempre alle prese. Ma poi passa tutto. Sì, passa tutto. In un minuto. Il miglior modo di combattere. Decisamente, senza rancore. E tu credi come combatti? Come combatto? Sì, sei uno che parte in quarta, fa un macello, poi spacca tutto, oppure sei uno che ci rimugina. Perché me lo chiedi? Secondo me è uno che ci rimugina. E perché? Sì, è vero, sembra buono, ma l'apparenza inganna. Sono i peggiori in battaglia. Beh, dipende dalle battaglie. Non è che ho fatto molte battaglie. Ah! Sei nel posto giusto. Dammi tempo. Ma perché perdi il tuo tempo qui? Non ti rispondo nemmeno. Provaci. Per l'Alster sono qui. Come noi. Per la gloria di Sua Maestà il Re e di tutto il suo popolo. Esatto. Per la tua religione. Sì. Che è anche la mia. Non ci hai ancora detto come sei quando combatti? Forte! Quello si vede. Diciamo che sei anche bello grosso, eh? Che lavoro fai? Mio padre fa il fabbro. Lavoro con lui da quando sono piccolo. E siccome lui non ringiovanisce, i lavori più pesanti toccano a me. Il lavoraccio. Ci si fa il capo. È un mestiere che va a morire. Io pensavo di partire da lì e poi mettermi a fare il meccanico. Sono il futuro, le automobili. E che lo sai com'è quando lavori con tuo padre? Lui vive solo per la sua officina. Per la sua officina e i suoi levrieri. Levrieri? Ti intendi di cane? Siamo allevatori. Cioè, i miei allevano levrieri. No, non ti si facevo allevatore di levrieri. Belli animali, precisi, letali. Dovrei farti conoscere mio padre. Mia madre non fa che dire che lui doveva sposare un levriero. E lui di nascosto ci dice, sì, in effetti ha ragione. Ho sposato proprio una cagna. Ma pensi davvero che i fabbri abbiano fatto il loro tempo? Ancora no, ma siamo lì. Tipo? 20 anni al massimo. Ancora 20 anni? Poveri cavalli. Poveri cavalli? Sì, poveri cavalli, che fine faranno? Li metteranno tutti in fila e poi ci passeranno sopra con le automobili. Io non potrei mai uccidere un cavallo. E quando ti capiterà di uccidere un uomo? Beh, me ne farò una ragione. Anche prima di quanto credi. Io una volta l'ho visto uccidere un cavallo. Perché l'hanno ammazzato? Era cieco. E chi l'ha ammazzato? Il capofabbrica, e chi se no? Buono e caro finché fai il tuo, ma se sgari un secondo, sei finito. Dove lavori? Sono operaio tessile, ha detto alla tintura. Per essere mezzo cieco ha un bell'occhio per i colori. Buffo, no? No. Io pensavo di sì. E tu invece che fai? Mille? Lavoro al mulino. Fa il fornaio. Faccio il mugnaio. Sforna torte e dolcetti. E la moglie quando si vuole vantare di lui dice è arrivato il mago dei pasticcini. E tieni una sottana e ti sforna 4 portate come pranzo. Smettila. E tu invece, Piper, allevi le levrieri? I miei li allevano. Come i tuoi, per passatempo. E ora hanno smesso? Non lo so. E tu come ti arrangi? Lavoro la pietra. Lavoro con le mani, una specie di operaio. Una specie, sì. Lavoro saltuario. Sono scultore. Ah!
Secondo me sei uno che diventa pericoloso in battaglia. Dici, David. Dico. E non ci hai ancora detto come sei quando combatti. Sporco. Ragazzi, saranno i superiori in riga. Sì. Mettiti a posto, Piper, sei nella merda fin dal primo giorno. Ci hai fatto prendere un colpo, porca puttana. Che colpo? Pensavamo che fossi un ufficiale. Io coi gradi non ci scherzo. Non mento mai. Ma chi ti ha detto che menti? Non saluti i poveracci, Christopher? Ti ricordi di me, Rosto? Guardami bene. Piper. Speravo non dimenticassi la mia faccia. Voi due vi conoscete? Non sarà il primo caso con tutta la gente che è partita. Siamo solo vecchi compagni di scuola. Ah sì, però lui li preferiva più giovani. Gli amici. La tua solita lingua lunga, Vuoi vederla? Ho saputo qualcosa di te. Impossibile, hai saputo tutto. Cerco di evitare gli scandali. E allora contro chi predico? Ah, no, ho smesso. Non predico più. E così sei venuto qua. Piper! Anch'io la conosco, signor Rosso. Insomma, di vista. Dove? Da noi, in chiesa, ho sentito una sua predica. Piccolo il mondo, eh? E Rolston. Miller, John Miller. E da voi dove? Miss Miller. Ah sì, ci sono stato qualche volta, sì. E lei sarebbe... Craig, David Craig. Un sermone davvero sconvolgente. Sì, mi c'ero messo d'impegno. Si vedeva. E ora ha lasciato i voti. Già, forse mi sono lasciato prendere un po' la mano. No, non volevo dire questo. Qual era l'argomento? L'orgoglio? Un vizio che conosci bene. No, il peccato. Ah. Il peccato e basta? Sì. Peccato che non c'ero. Bella città, Niskillen. Sì, ha fatto tempo a vedere le isolette sul lago. Purtroppo no, però conservo un felice ricordo della graziosa Niskillen. Siamo in due. Non mi stupisce. Complimenti, Christopher! Ma che bel discorsetto da prendere! Oh, scusa, Rolston! E dai, non metterti a piangere, che qui bisogna essere uomini! O maggiori che si preparano alla guerra! Magari, non vedo l'ora. Io dico che ci fanno sparare subito. No, non credo proprio. E perché no? Perché non lo mettono un fucile in mano a chi è appena arrivato. Ma se un fucile in mano l'abbiamo già preso tutti. Ma io starei zitto con te se non vuoi finire. Ma perché? Siamo tutti della stessa banda. Anche Piper ha detto che è uno di noi. Voi siete con Carson, giusto? E con chi se no? Battaglione nord della contea di Derby. Esatto. E agli ordini di chi? Uno ce l'hai davanti. Il miglior soldato nell'Africa 50.000. Anche dalle vostre parti però non è che andate male. In effetti, ma alla fine basta organizzarsi. Dire a ognuno quello che deve fare, anche solo tenere gli occhi aperti. Noi un po' di quei cattolici di merda ce li abbiamo. Io ho dato una mano a trasportare materiali col paio di mezzi che abbiamo. Certo, potevo portarvi un po' di roba anche a voi. Sì, ti sarebbe servito. E comunque da voi è molto più sicuro che da noi. Ah, guarda, con questo tempaccio non è sicuro da nessuna parte. Ha intenzione di continuare a provocarmi. Ti piacerebbe? Ma certo, con qua stanno alzando un po' troppo la cresta dappertutto. Digli che ci ha toccato fare con quel ragazzino l'altra volta. Ah, sì, una mattina. Siamo usciti sul presto, io e lui. Un sabato mattina, per un'esercitazione, ma non tanto tempo fa, dalle parti... Di Bushmills, mai fumo di cammino papista o buscherei gloriosi cieli di Bushmills. Cioè, le racconto io la storia, la racconti tu. Raccontala tu. Insomma, eravamo lì, che stavamo per arrivare al posto, quando la prima cosa che vediamo, roba da non credere, proprio là, sul muro del capanno... Un tricolore là dipinto sulle nostre basi. Verde, bianco e oro. Merde, bianco e oro. <C'è la bella. ride> E poi? Ti interessa? Non hai idea. Abbiamo preso un artista. 16 anni, voleva morire per l'Irlanda. La madre è una vedova, non male per essere una bambina. Sì, l'abbiamo messo nel mezzo, lei che gridava di non sparargli, che era solo un ragazzino. Ma infatti non gli abbiamo sparato, abbiamo fatto meglio. E cioè? Gli abbiamo fatto fare le strade dei Bushmill a calci nel culo. Poi ha rapato a zero. Tagliato il fondo dei calzoni. E dipinto il culo a strisce verde, bianco e oro, era quello che voleva, no? Gli è passata la mania dei tricolori. È il posto giusto. Qui? Cioè... Sarebbe a dire? È qui che si dorme. Così pare. Tu che dici? Questo passa il convento. Grazie. No!
Crawford, Martin Crawford, di Derry. Derry dove? Fall Street. Numero? Numero 27, signore. Dormi girato a destra o a sinistra? Scusa? Lascia stare. Ehi, così Piper la Francia non ti è piaciuta, eh? Ah, no? Non stavi morendo di fame? Ah, sì, dimenticavo. E dov'eri di preciso? Parigi, mi pare. Come ti pare? Aspetta che mi concentro. Non è che quella branda venga una bellezza, eh? No. Forse sarebbe più sensato fare una cosa alla volta. Tu che dici? Già. Lascia fare a me, vai. E ti faccio vedere io. Sì. E le donne? Le donne come? Le francesi? Troie. Tutte troie. Bellissime troie. Oh, e allora? Una l'ho sposata. Una papista. Una di quelle troie, sì, ma per curiosità. Senti, ma dobbiamo stare per forza a sentire i particolari della tua sconcia vita. Senti, tappati le orecchie se non vuoi sentire. C'è un ragazzino qui. Ma chi, Crawford? No, parla di sé. Insomma. E zitto. Insomma, Piper, che cosa eri curioso di te? Di come sono fatte. Le papiste nude. Ragazzo, distogli la mente dal male. Ho troppo da fare per ascoltare. Senti, Piper, ma se era una troia, potevi vederla nuda anche senza sposarla, no? Ma perché mi prendi? Io le donne le rispetto. L'ho sposata per farne un'onesta protestante. Ah, certo, certo. Ma dai, com'era? Che fai? Lo saprai come si dice, no? Sì. Millen, stai sentendo? Sì, sì, sto ascoltando. Allora, Crawford, hai capito come si fa? Credo di sì. Ecco, bravo. Allora rifallo da solo. Andate avanti, mi sto ascoltando. Vai, vai, vai. Allora, ha cominciato a spogliarsi. Molto lentamente, ma tutta timida. Mi sono detto un po' troppo timida per una con la sua esperienza. Poi, arrivata alla sottoveste, si è fermata. Perché? Mi ha chiesto se ero mai stato con una di quelle. Te la fanno sempre questa domanda. Così ho mentito, ho detto sì, ma mai con una papista. A questo punto mi fa: aspetta la sorpresina. Si toglie la sottoveste. Ed eccole lì. Lì cosa? Tre gambe. Tre che? Aveva tre gambe, solo quella del mezzo un po' più corta. Non ridete, guardate che è vera, l'ho sentita anch'io questa storia, solo che erano delle suore a Farsmo. Ah, cioè, sì, quella prima poteva anche essere una suora, ma lo so, non ho avuto il tempo di approfondire, è morta la prima notte. Morta come? Dissanguata. Dissanguata? Le ho tagliato la gamba di mezzo. Che hai fatto? Il mio dovere di protestare. E dove l'hai trovata una sega la prima notte di nozze? No, Moore, le sapevo anch'io quelle storie. Così a Parigi andavo sempre in giro con una sega. È pieno di suore. E poi l'hai anche seppellita. Ma no, l'ho mangiata, facevo la fame, Francia. Vai, per sai che vaffanculo. Guarda, non ti do più re. Sì, neanche io. Sei un bel tipo, Kenneth. Dici, Dave. Mai incontrati come te. Sono discepoli. Ci farai morire. Va bene. Senti un po', ma con Roston facci piano. Perché? È un po' nervoso. David, sono nervoso anch'io. Sigaretta? Avevo capito che non fumavi. Comincio ora. E senti un po', ma davvero hai sposato una puttana francese? Com'è che ti sorge il dubbio? Non sembri tanto uno sposato. Neanche tu? Le donne francesi sono bellissime. Come tutte le donne, non devo certo dirlo a uno con la tua esperienza.
non è che abbia tutta questa esperienza, cioè non tantissima. E così le francesi sono bellissime? Come tutti gli uomini. Bellissimi. Gli uomini o le donne? Che cambia? Ehi! Non è che questa branda venga una bellezza, eh? Io la so fare così. Rifalla da capo. Senti, la branda è mia, sì. Mi ci devo mettere io e va bene così. Ora non mi scocciare, ho altre cose da fare, ok? Ecco, bravo, fai le altre tue cosine e fai un lavoretto a modo. Le faccio come mi pare a me, non sono i tuoi ordini. Che cosa fai? Mi rispondi, Crawford? Mi faccio rispettare. E tu mi rispondi? Sì! Bravo, bravo. Continua così, non si va lontano senza attributi. Bravo, figliolo. Cos'era, un brivido? Sì, ce l'ho da un po', ma ora mi passa. E prima di arruolarti che facevi? Puttanate. Con le suore francesi a tricampe? No, facevo io la puttana. Leggi spesso le scritture? È tua, Robson? Sì. Bella, bella vissuta. Sì, ci credo, è la Bibbia di famiglia da 4 generazioni. 4? Complimenti. E ti interessa un libro in particolare? No. Potrei consigliarti qualche salmo. No, vedi, io non stavo leggendo. No. No, cercavo solo i disegnini sconci. Come osi bestemmiare? Come osi offendere mio padre? Così ti fai scoppiare una vena nel cervello prima che ci pensi nel gruppo. La sua Bibbia, signor Ross. Grazie. Prego. Come hai detto che ti chiami? Crawford. Ah. Martin Crawford di Bear. E lei? Ralston, Christopher Ralston. No, volevo dire, di dov'è? Ero... Simon Mills. Ah. Sì, sono nato là, poi la famiglia si è trasferita. Lo conosco, Simon Mills. Belle squadre di cricket, eh? Mi dispiace, ma non gioco. Ah, neanche io gioco molto a cricket. Ma mi piace lo sport. Tutti gli sport. La box, il calcio, ho capito, ho capito. Grazie. Il sabato gioco nella squadra della mia città. Anzi, diciamo pure che giocavo, non so se qui ci lasceranno giocare. Ma sì, ce la facciamo una partitella. In che ruolo giochi? Portiere. No, mi hai fregato, Craig, gioco in porta anch'io. Ma se fai schifo in porta. Stai zitto, che non è pena, non sono così male. Mi fai pena. Vabbè, il portiere non fa Craig. Ci daranno il permesso di fare una partita? Beh, se tanto mi dà tanto. Beh sì, un po' di carota ce la dovranno buttare, no? Ma sì, che la facciamo questa partita. Eccoci arrivati! Donne tranquille, sono arrivati gli uomini! I soliti tipi discreti! Dai, dai, su, forza in piedi, che noi siamo già per il tiro, dai! Ucci, ucci, sento odor di cattolicucci. Dove? Dove? Dimmi dove. Annusa bene, annusa bene. Non ti ho insegnato a sentire la puzza di un cattolico nel raggio di un chilometro? Attacca! Scozzalo! Cagnaccio, cagnaccio, cagnaccio! Ma che cazzo fate voi due? Difendiamo questa parte di re! Risparmiate le energie per i frutti. Questo qui è un cattolico, qui non ci può stare. Non è cattolico, è uno dei nostri. Guarda gli occhi! Guarda. Sei cattolico, ragazzo. No! Non mi avete sentito? Smullate il ragazzo! No,
Lui può anche dire che non è un cattolico, ma io non ce lo vedo a fare un giro in zona nostra. Sì, c'era da aspettarsi. No? Aspettarsi che? Ma sta zitto, fogna di Belfast. Ma però, bello ambientivo, Anderson. Come nel tinello di tua madre, McGilway. Ragazzi! Ma chi è sta checca? Ma che prendono cani e porci, ma siamo messi proprio così male. No, voglio farvi vedere una cosetta. Oh, bisogna vedere se ce l'hai. Lascia perdere, Piper. Ma no, dai, è per fare amicizia. Dai, che vi faccio divertire. Facevo notare prima ai presenti la bellezza della mia pelle. Tutti ne convenivano. Voi che ne pensate? Ma chi è sta fighetta? Ragazzi, voglio solo mostrarvi le magie che è in grado di fare qualcuno dotato di una pelle così meravigliosa. Un trucco, un trucchettino semplice, vi va di vedere? No? E io ve lo faccio vedere lo stesso. Allora, guardate le mani. Vuote, controllate. Perfetto. Niente delle maniche. Perfetto. Toccate anche le braccia, su, avanti, coraggio. Ma così non va. Allora, guardate le mani vuote, ok? Adesso le chiudo a pugno, prima una e poi l'altra. In una delle due mani è spuntato qualcosa, lo sento. E andrà al primo di voi due che indovinerà in quale si trova. Su, scegliete. Dai, coraggio, provate. E così siamo entrati come nel tinello di tua madre, McGilway. Ehi, ragazzaccio, come stai? Vieni, alzati. Dai, su. Oh, cazzo. No, no, stai calmo, tanto non ci scappa. Adesso respira, sì. Moon, che c'è? Ancora intenzionato a stare alla larga? Forse più di prima. Cazzo. Ma tu sei uno che picchia. Io sono uno che picchia pulito. Non colpisco a tradimento. Tu ci lasci la pelle, no? Qua nessuno ci lascerà la pelle. Questo è il miglior esercito sulla faccia della terra. Sì, ma noi siamo una feccia. Noi saremo i primi. Se stiamo uniti, no. Saremo i primi, David, te lo dico io. No, Piper. David, i primi. Cos'è, Piper? Vuoi morire, eh? Io li conosco quelli come te, quelli che si arruolano soltanto perché non vogliono ritornare. Se è questo che vuoi, io... Ho bisogno di una bella raddrizzata, dico bene. È giusto, più che giusto. E quale posto migliore per farmela dare questa raddrizzata? Così magari salvo anche la pelle, imparo la lezione, giusto? E chi di voi me la dà questa lezione? Voi altri figli dell'Alster sul piede di guerra? Una guerra buona, una guerra giusta, la nostra guerra! La guerra degli eletti contro i dannati! Gli eletti di Dio si leveranno in armi, anche voi vi leverete insieme a me! Gli eletti si uniranno nella divina fratellanza, giusto? Giusto! Più che giusto! È una cosa buona essere nel giusto! Scusate. Mi lascio trascinare quando sono nel giusto, scusate. Scusa anche tu, Anderson. Prima ho esagerato. Ti prego, accetta le mie scuse. McKillen, toglimi dai coglioni questo pazzo figlio di puttana! Adesso basta, eh? Ho studiato anatomia! Forse posso alleviare le tue pene. Stai. Di che hai paura? Stai lontano. Vai, per l'amor del cielo. Non proprio la stoffa dell'eroe. Piper. Oh. Se arrechi ancora disturbo all'alloggio, devo metterti a rapporto. Come? A rapporto, sì. Rulston? Sì. Ma che facevate voi due di là? Tu sei pazzo. Fatti riformare. Torna a casa. Trovati un dottore. Non ci restare un minuto di più. Vattene. Via. Via. Me ne vado. Ah. Ma sai come? Mi faccio ammazzare. Davvero? Sì. La senti la morte? Ti fa paura la morte? Io la conosco la morte.
Te la insegnerò. Ti porto via la pace! E questo sarà il disturbo di cui sarò responsabile qui dentro! Giusto? Giusto! Più che giusto! Io me ne vado. Mi hanno rotto queste superstizioni. Sì, ci vorranno le cattive. Tutto a posto? A posto. Bravo. Mano rossa. Cielo rosso. Alster. Alster. E allora? Bello, bel posto. Speravo ti piacesse. Venivi qui in barca tutti i giorni? Quando potevo, quando mi andava di starmene un po' sulla mia isola. La tua isola? Sì, qui a Boa. Scusa, mi correggo. Volevo dire quando mi andava di starmene un po' per conto mio. Non ci viene mai nessuno qui? Quasi nessuno. Strano. Questo posto? Già. Sì, il posto è strano parecchio, dico però strano che non ci venga quasi nessuno. E che dovrebbero venirci a fare? Le sculture? Che roba sono? Segni. Segni? Lascia perdere, dico fesserie. E rimetterti a scolpire qui, no? Perché me lo chiedi? È così. Per questo mi ci hai portato? Era solo per farti vedere tutto qui. Non voglio certo metterti pressione. Perché ridi? Perché sono contento. Bene, bene. Grazie. E di che? Di che? Lo sai? No. Mi hai salvato la vita. Oh. Falla finita, Kenneth, ti prego. Basta, discorso chiuso. Ho fatto solo quello che avresti fatto tu al posto mio. Anzi, l'avrebbe fatto chiunque. Dobbiamo dimenticare. Dobbiamo? Sì, basta con questa guerra, siamo in licenza. Scordiamoci per un po' di quei 5 mesi. La licenza non durerà in eterno. Ora ti ho portato a casa. A casa con me. Non so se potrò rifarlo un'altra volta. E stamattina, quando sono entrato nell'acqua, era per togliermi di dosso il sudeciume di questo mondo. Dappertutto ce l'avevo e per sempre, pensavo. Sbagliato. Sono di nuovo pulito, sono tornato, chiaro. Vuoi farmi stare zitto? O forse voglio solo calmarti? Stessa cosa. Impossibile. Provaci. Dimmi delle sculture, Tu ci capisci, no? Avrei sempre voluto sapere che cos'era. Cioè? Non lo so, dimmi tu. Sarebbe ora di lasciare questa chiesa, no? Non posso lasciare questa chiesa. Non ti aiuta a stare qui? E non sto chiedendo aiuto. Sto chiedendo forza. Hai dimostrato la tua forza accanto a me? No, no, no. Perché chiedi di più? No, no, devo farlo. Hai paura di tornare indietro, eh? Ho mai lasciato il fronte. Sei già abbastanza forte. No. Dimostralo. Lascia questa chiesa con me. Non posso. Perché no? Perché prima devo rendere grazie. Perché? Perché siamo tutti vivi. Sì,
Non ti sembra che sia per il volere di Dio? Il volere di Dio? Sì, quindi tutti otto dal giorno in cui ci siamo arruolati non c'è un giorno più fortunato, non c'è! La fortuna! Non è solo fortuna, c'è ben altro! Altro che, eh? Altro cosa! Ma perché ti fai tutte queste domande? Perché tu non le fai mai. Non è vero. Non faccio altro che farmi domande. Perché credi che abbia smesso di fare il pastore? Perché non credi. Cosa? Non credo. Io credo troppo. No, tu non credi in Cristo, non credi in Dio, non credi in te stesso. Se ci credi, dimostralo. Dimmi come. Vieni via. Non posso. Ecco. Non credi. Non ce la faccio ad attraversare, Johnny. Non ce la faccio. Voglio, ma non mi riesce. Devi provare. Domani? No, devi farlo adesso. Ma cado. Ma no che non cadi. Perché siamo rimasti vivi? Vivi? Johnny, io là non ci torno. Me l'hai già detto. Sei l'unico a cui posso dirlo. Andiamo, andiamo. Comincia a camminare verso quella cazzo di roccia e poi torna qua. Ma se mi sento male solo a guardare. E allora tu guarda dritto e basta. Prima tu. Ma che prima tu o prima io? Cammina. Non ce la faccio. Guarda che non arriviamo da nessuna parte finché non attraverso. Sono stanco, ho paura, non voglio andare. Forza. Non posso. Forza. Tutti quei morti. Ma hai detto che siamo ancora vivi, no? Forza che non cadi. Sarò io il primo a morire. No, no. Non ce la faccio. Cammina. Perché mi hai portato qui? E allora stai qui. Continuo a sentire i morti. È l'acqua sotto. È l'acqua sotto, non è la prima volta che la sento. Solo spari. No, è laggiù che sparano, qua sei a casa. Sparano a casa? Andiamo, non urlare, forza! Ho perso la testa, cazzo, non lo vedi che ho perso la testa? Non ce la faccio, lasciami in pace. Non riesco a muovermi, fammi scendere, voglio scendere qui, lasciami morire qui. Hai perso la testa, forza, coraggio, vai laggiù. Vai laggiù, vai e torna qua, vedrai che torno indietro sano e salvo. Non ce la faccio. Ma sì che ce la fai, ci sono io con te. E gli altri dove sono? Anche gli altri sono con te, vogliono tutti che attraversi il ponte. Piper, Rolston, Craig. Sì, ho detto che sono con te. Anderson, Crawford. Sono tutti qui. E Kilwin. Tutti. Miller. Sono qui, sono dietro di te. Johnny. Sì, sono qui, ti ascolto. Te ne sei scordato uno. Chi? Pensaci. Chi? Operaio tessile. Addetto alla tintura di Colvin. Cieco come una talpa. E che gli fa a lui guardare di sotto, tanto che vede? Te lo ricordi? Ha visto ammazzare un cavallo e ci ha lasciato il cuore. Ora ha visto ammazzare gli uomini. Lui è tornato, ma il suo cuore no. Il suo cuore gliel'hanno strappato via. Ora il suo cuore è laggiù. Hai capito chi è? Sì. Vai da lui. Sei ancora con me? Sei da solo. Perfetto, perfetto. Grande tamburo. Il migliore. Il migliore. Anderson, guarda qui. Questo è il suono sacro. Il campo. Il campo, il cuore sacro dell'Ulster. E io sono contento che siamo venuti. A costo di farci ridere dietro.
Farci ridere dietro da chi? Da tutti. Non mi sono accorto di nulla, se no gli spaccavo il muso. Quando è che li hai visti ridere? Se ti dico tutti, vuol dire tutti. Per esempio? Willie Moore, tanto per dirne uno. E suo compare, Millen. Gli ho chiesto se volevano venire a marciare qui insieme a noi e sai cosa mi hanno risposto? Di no, perché? Perché non era il 12 luglio. Ascoltate, gli ho fatto io. Il 12 luglio noi non eravamo qui, eravamo dall'altra parte, chi poteva venire a marciare qui? Ma adesso siamo tornati, tutti insieme, pronti a marciare in battaglione. Io porto il tamburo, tu porti la bandiera. Il bastardo si è messo a ridere. Moore. Quando è l'ultima volta che hai visto Moore ridere? E che ne so. Comunque io non li ho sentiti ridere. E allora perché non sono voluti venire insieme a noi? Avevano marciato il 12. Vabbè, un'altra marcia gli faceva male. Poi questo era tutti insieme. Il ritorno degli eroi. Noi abbiamo il diritto di avere qualcuno che marcia a fianco a noi. Doveva esserci il mondo. Fa questa marcia, tutti lì ad aspettarci. No? Dico bene. Ma mi stai ascoltando? Secondo me sei già un po' alticcio. E invece non ho nemmeno cominciato. Oh! E tu non farmi la predica. Ancora un altro sorso? Ma veramente se la trovo, perché... Dov'è? Oh! Ecco! Georgie? Ehi! Quando mi chiami così c'è sempre qualche stronzata in agguato. Non ci provare, eh! Non ci provare! No, nessuna stronzata, solo un giochetto. Te lo ricordi? Mi ricordo cosa? Per essere un uomo ho una pelle proprio bella, così dicono tutti, tu che ne pensi? Di che parli? Ora chiudo le mani a pugno, in una non c'è niente, nell'altra c'è un bel regalino, e se indovini... Piantala! E allora te lo picchio! Ho detto di piantare! E tanto lui t'ha fregato! Tu non ci provare! Certo però quel Piper è un tipo tosto, eh? Chi l'avrebbe mai detto? Già... Chi l'avrebbe mai detto? Veramente gli hai dato della fighetta? Comunque qualcosa di marcio c'è. Hai visto Craig come si è buttato per salvarlo? E allora? Come si guardano? Qualcosa di marcio. Cioè? Ma chi se ne frega? E il culo ai cattolici. Il culo ai cattolici? Oh, messa qui? Ah, sì. Qualcosa di marcio. Oh, è whisky buono, eh? Cosa di marcio? Ma non va. E whisky? No, non va. Non va, io e te qui da soli. Non va senza gli striscioni. Non va senza i megafoni. Non va senza i ragazzi. Non va, io e te qui da soli. Ma perché siamo venuti a fare queste figure? Perché siamo venuti, Anderson? Per picchiare su un tamburo. Insomma? Che roba sono? Un po' di pazienza. Il tempo ce l'hai avuto. Penso che col tempo proprio non c'entrino nulla. E il giorno in cui sono uscito vivo dalla battaglia. Sai come mi sono sentito? Benedetto. Di più. Allora come? Eletto. Siamo eletti. Non sembrano né uomini né donne. Dipende da che uomo e da che donna. Potrebbero essere l'uno o l'altro. Potrebbero essere l'uno e l'altro. Salvati. Per sopravvivere. Qualcos'altro? Cosa? Secondo te? Che cosa sono? Uomini e donne? Uomini e donne sono dei. Ti ho chiesto cosa? Per la prima volta mi sono reso conto di che cosa vuol dire essere eletti. Che tipo di dei? Dei domestici. Dei ancestrali. Dei locali, dei viventi, li conosci, ci vivi, combatti insieme a loro. E io? Io di che tipo sei? Vivente. Sarebbe a dire... Essere eletto. Sarebbe a dire che sei figlio di Dio. Sarebbe a dire così. Tocca, hai il loro tocco su di te, tocca, vivi. Avevo chiesto un'altra cosa. Fammi capire esattamente cosa intendi. Non ho altre risposte. Figlio di Dio. Figlio dell'uomo. Ho smesso con le prediche. Questa non è una risposta. Da te pretendo qualcosa di più.
Voglio capire questo posto, capire te. Fatti capire, fammi capire qui. Non mi interessano le prediche. Per farmi capire dovrei vedere non solo con gli occhi, ma anche con le mani. Ma non si muovono più. Allora guarda, guarda, guarda che cosa hai davanti. Come? Con gli occhi, scolpisci, scolpisci. Va oltre le parole. Perché mi hai portato qui? Ci sono cresciuto in questa chiesa. In questa chiesa sei cresciuto storpio. Giusto? Giusto o no? Sei su questa isola. E chi è con me? Io. Carne. Pietra. Davide Golia. Perché Davide ha risparmiato Golia? Perché Golia, nella sua bruttezza, nella sua brutalità, è la morte che voleva. Ma Davide l'ha lasciato morire. Ha voluto salvare Golia dal diventare un dio. Un dio morto! C'era una volta un ragazzo. E questo ragazzo passava tanto di quel tempo in chiesa che tutti pensavano che c'era nato, ma lui lo faceva solo per far piacere suoi padri. Padre in terra e quello in cielo. Solo che nessuno dei due padri credeva in lui. Senza la fiducia del padre, lo sviluppo del ragazzo si è arrestato. Non poteva più credere in se stesso. Il ragazzo ci ha provato a credere, mettendosi a servire il Padre Celeste. Non ci è riuscito e allora ha pensato di arruolarsi e servire l'esercito del re. L'ha fatto. Ha servito. Ha vissuto. Vive! Davide, l'hai vista questa pietra? Sì! Senti che cosa dici? Sì! Stai parlando ad una pietra! Non lo vedi chi sono? Questa sono Cristo, figlio di Dio, figlio dell'uomo! Io trasformo le persone in pietra! E il verbo è senza me perché io mi sono rendo il verbo è mio! Ma quegli stessi tempi che ti ho fatto passare! E il verbo è vivo, senza grazie me a te. Perché io sono il verbo! Voglio salvare la vita perché io non vivo! Io non muoio! Ed è il verbo è preso di me! Sono stato senza me perché io sono il verbo! E il verbo ho scolpito qualcosa di male! Ci sono il verbo! Di male! Male, Ken! Chi se ne frega! Dimmelo! Chi se ne frega di chi ti credi di essere, io me ne sbatto! Ma per chi mi prendi, eh? Tu pensi che sono scemo, uguale Anderson e McEwen, anche tu, uguale, equalizzati contro di me, tutti e due a tartassarmi, loro equalizzati insieme e tu con Cristo! Sono un soldato che rischia il culo per i suoi compagni. Se mi batterò per te, sarà solo perché se sono nella merda spero fare lo stesso. Non credi in Cristo, credi in me stesso. Credi in te perché sei solo un soldato come me. Basta! Basta! Ormai da qualche parte da via. Ma se non vedo dove metto i piedi! Ma continua a camminare, non guardare giù, su, tappati le orecchie, vai dritto così. Sono di nuovo laggiù. No. Ora sei qui con me. Sì, sì, c'eri anche tu, io non volevo uscirne vivo. Ti ho detto di non pensare a niente, vai! No! Vai! Muoio. Ce li ho addosso da tutte le parti. Allora comincia a suonare. Perché sei? Tienimeli lontani! Per festeggiare. Tienili lontani da te. Cosa? Non resisterò a lungo. Noi! Perché fai così? Ah, levamolo di torno. È soltanto un tamburo. Chiudi gli occhi. Sai a che penso? Continua a camminare. Quella nave. Non vedo niente. Il Titanic. Ecco la fine. Come ti è venuto in mente il Titanic? Il tamburo. Il suono del tamburo, uguale al botto dello scafo il giorno del varo quando la nave è entrata nel lago. Non è colpa nostra, dicano quello che vogliono. Che? I papisti? Sono zuppo! È sudore! Ah sì? Sì! Non è carne, merda, sangue! No, è solo sudore! Per me è sangue, ma non è il mio! Non ho mai visto tanto sangue, Johnny! Non è il nostro! Non ci si può fare niente! Tutto il mondo sanguina! Per ogni chiodo piantato sul Titanic, un accidente al Papa, questo è quello che dicono! E ce n'erano di chiodi nel Titanic! Ma di accidenti al Papa ne sono sempre arrivati pochi! Per ogni chiodo piantato nel Titanic, uno di noi che muore in questa guerra maledetta, questo è quello che dico io. Di che parli? Ma sì, è una guerra maledetta. Non serve a nulla. È una perdita di tempo e noi ci lasceremo la pelle, moriremo tutti per nulla. Piper aveva ragione. Ora lo so. Siamo tutti sul Titanic.
e stiamo tutti affondando. Prima le donne e poi i bambini. Donne e bambini. Ma maledetto il Papa! Ma lasciatemi almeno morire dicendo maledetto il Papa! Non morirai, non morirà nessuno, to! Sei un soldato, Millen. Sei un bravo soldato. E io? No. Per me non esiste più niente del genere. Ci sono solo i codardi. E i peggiori sono quelli che hanno imparato a fare finta, Millen. Io non posso più fare finta. Io non torno vivo. Lasciami morire qui. Millen, lasciami cadere. Millen. Dammi la mano. Dammi la mano. L'hai presa? Non lo so. Cercala. Cercala, Willy. Senti, senti le dita. Il calore del palmo, Willy. Senti la forza, la senti? Sì. Bene, bene. Questa mano ti sostiene. Se ti muovi non cadrai, ci credi? Sì. Arriva dall'altra parte, Willy. C'è gente che ti aspetta laggiù. Chi sono? Tutti morti. No, no, tutti vivi. Chi sono? Non li riconosco. Ma sì che li riconosci, su, chiamali per nome, uno per uno. Chi sono? Ma meglio ora. Senti, te l'ho detto, te lo dico un'altra volta, hai bevuto abbastanza, io non li voglio più sentire questi discorsi. Non mi scocciare. Sei ubriaco perso. Solo perso. Dai, tra un po' dobbiamo tornare indietro. Io da qui non posso muovermi, almeno non per ora. Vuoi restare qui? Ci resti da solo? Sono sempre da solo, sempre stato da solo. Perché sei un coglione. Era un segno di quel che sta per accadere, di quello che ci siamo meritati. Quel cazzo di titane che ha affondato perché ha sbattuto su un iceberg. E si è portato sotto tutta Belfast. Iceberg al fronte non ce ne sono, di che parli? La guerra è il nostro castigo. Questa guerra non gira tutta intorno a Belfast. Ma questa guerra sarà la fine di Belfast e la fine di tutto l'Ulster. Noi non stiamo facendo un sacrificio. Cristo di Dio! Ma l'hai vista questa guerra, eh? Noi siamo il sacrificio! Ma che cos'è che ci trattiene qui? Ormai stiamo tutti impazzendo. Qualcuno come Piper l'era già da prima, qualcun altro come Moore a buon punto. Lo sbatteranno in manicomio per tutta la vita, poi ci andrò anch'io. Crawford invece è una specie di automa. Io non so più basta, quello che basta, basta, non voglio più sentire questi deliri da ubriaco. No, io non delivo. E non sono ubriaco, tu non vuoi starmi a sentire perché quello che ho da dire l'hai già detto tu. Tu lo sai quello che ti è successo. O no? Ma non puoi ammetterlo. Io sì. Oddio santo, George. Fammi smettere di parlare. Ti prego, tappami la bocca, eh? Ridatemi il rumore! Ridatemi il porto! Mi voglio il fracasso dell'acciaio! Sì, voglio il martello in mano! Riempimi di rumore! Fammi smettere, riempimi di rumore! Riempimi di rumore! Riempimi di rumore! Tutto bene? Ma non sanguinano. Per suonare questo cazzo di tamburo bisogna buttare sangue, invece questo è niente, guarda. No, no, non ci siamo, ma io che stanno mi ci metto e batto tutti. Aiutami. Dai, dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Piantala, aiutami. Ma dopo andrai? Vedremo. Ci dormi un po' su? Quando è l'ultima volta che ho dormito? E che ne so? Quando è l'ultima volta che hai dormito tu? Io dormo come un sasso. Mi sembra di aver dormito per anni. E il suono di questo coso mi deve svegliare, altrimenti io non ce la faccio a tornare laggiù. Sì, che ci torni al fronte, sì? Dovessi portarti di peso. Lo devi fare per la tua gente, per i lavori con te. Anche tu devi fare la tua parte, però. Eh? Cioè? Parla. E diglielo. Che ti sentano a Belfast! Che ti sentano quei cattolici!
Che i crucchi li sentano, i figli dell'Aster inneggiare la guerra! Sei fuori di testa! Oh, parla! Urla, Anderson! Fuori la voce! Fuori la voce! Fuori la voce! Ho freddo, andiamo. Restiamo? Perché? Non vuoi che dica le preghiere? Aspettali quando ho fatto meglio. Perché mi hai parlato di lei? Perché mi hai parlato di quella donna? Per farti sapere che razza di persona hai salvato. Forse ho giudicato male. Craig! Sì, è Craig, lo riconosci? Sì, coraggio da leone, fabbro. Ha dato la vita per Piper, adesso uniti per l'eternità. Bravo tipo Craig, tutte e due bravi tipi. Sì. Piper, ma cosa sei risuscitato quella volta che sei caduto? Io però ti ho visto. Ho visto, Craig, che cosa hai fatto. Gli ti sei buttato addosso. E poi respirazione bocca a bocca. Praticamente un bacio. Poi chi altro c'è? Rolston c'è. Rolston... Sì, sì, ma lui ancora non l'ho inquadrato bene. Prova a fare il salto, ma non ci riesce. Oh, Crawford invece è uno con i piedi per terra. Insieme fanno proprio una bella coppia. Non come te e me, né come Anderson e McEwen. Guarda, Anderson mi sta dando le spalle. No, McEwen invece è ancora lì che guarda. Vai da loro. Millen. Millen, io ho sempre fatto come volevi tu, io ti ho sempre dato retta, avevo paura a non darti retta, Millen. Millen, ma chi dai retta tu? E i superiori? Eseguo gli ordini, non discuto. Se mi dicono di mettere la mano sul fuoco perché serve a ciò in cui credo, io ce la metto, e ce la metto anche volentieri. Dovresti fare la stessa cosa tu, Willy. È l'unico modo che abbiamo per tornare a casa vivi, continuare ad andare avanti, continuare a credere. Questo ponte? Sì. Questo ponte è una pezza di stoffa. Bisogna tingerla. E io sono operaio tessile, ha detto la tintura. Quando l'attraverso, i piedi sono i miei occhi. E il colore è la mia vita e tutto quello che ne ho fatto. Forse non è abbastanza. Beh, ma è la mia vita, no? E allora si vede che arriverò dall'altra parte. E niente ti impedirà di ritornare. Niente. Mille da parti superiori. Che vuoi dire? Se mi ordinano di cadere? Cade. Millen, quando ti ho preso la mano, odorava di pane, odorava di vita. La mia o la tua? Tutte e due, due vite, le perderemo, Millen, moriremo. No, no, sì, no. Sì, moriremo insieme, come insieme abbiamo vissuto. Ah, la vedo la morte, quanto è vero che ti sto toccando la mano, Millen. Oh, è fredda. Ma la morte la scalderà! Sì, la morte è come un forno! Ti fa arrosto! E ci sta aspettando tutti! Millen, perché sei di ghiaccio? Millen, stai sfiancando! Ma ti scioglierai nel forno, Millen! Perderai l'odore di pane, prenderai l'odore basta, della morte! Basta, brucerai, Millen! Basta, Willy, basta! Torna da me! Torna dalla morte! Christopher! Sì? Tu puoi confessare. Confessare? Un sacramento papista, no? Racconti peccati e segreti a un prete. Voglio che ascolti i miei. Ricordi quando Anderson ha sentito puzza di cattolico? Ci ha dato a metà. Mia madre è cattolica, non si è mai convertita. Sono sicuro che una volta mi hanno perfino battezzato. Non lo sa nessun altro. Sai tenere un segreto, vero? Ti stai inventando tutto. Ti spacco il muso se lo dici a qualcuno. Non far ridere, Mark. Voglio vedere se ti azzardi a aprire bocca. In guardia. In guardia? Forza, difenditi. Dove credi di stare? Questa è una chiesa. Chi se ne frega? Non è la mia. Non è la mia! Coraggio, sporco protestante, difenditi. Forza, carogna di un invasore. Senza pietà. Attento a te. No, attento a te. Reagisci, fammi vedere. Basta, per favore. Combatti. Reagisci. Fammi rialzare se arriva qualcuno. Gli dici che sono un cattolico, no? Così si buttano nella mischia. Avanti, Cristo, porgi l'altra guancia!
meglio che nulla. Non ti azzardare mai più ad alzare le mani su di me. Hai capito? Hai capito bene? Sì. Sì, padre. Sì, Anderson. Sì, McIlwain. Sì, omaccione. Tutta gentaccia, ora anche tu sei come loro, come noi. Blasfemi, gente che si azzuffa in chiesa. Né peggio, né meglio. Non sei Cristo, sei un uomo. Un uomo fra uomini. Ehi, ti va se una volta facciamo due tiri insieme a pallone? Con la box ormai siamo a posto. Perché l'hai ammazzata? Ho dovuto. E poi si è ammazzata da sola. Ce l'hai spinta tu! L'hai spinta tu a farlo se me l'hai raccontata giusta! Cos'è, un altro indovinello? Per vedere come me la cavo con il macabro. Mi dispiace, mi arrendo, hai vinto tu. Dimmi perché l'hai ammazzata e basta. Si è ammazzata. Si è ammazzata. Si è ammazzata. Era tanto stupida da credere che senza di me la sua vita non aveva senso. Senza di me. E che cosa le avrei mai potuto dare? Le avrei fatto fare la stessa fine. Solo un bel po' di tempo dopo. E senza la dignità di aver fatto tutto di mano sua. Sono uno di quegli dei là. Sei una distruzione, ricordi? Non fare il furbo con me! Cos'altro devo dire? Si è tolta la vita. Ne ha fatto qualcosa, una volta per tutte. Avevo in mente la stessa cosa quando me ne sono andato da questo paese. Per vedere se riuscivo a fare qualcosa. Me ne sono andato a creare, non a distruggere. Ma gli dèi non hanno voluto. Non riuscivo a creare un bel niente. Questa è la terribile scoperta che ho fatto a Parigi. Non il cadavere di una puttana morta. Non riuscivo neanche a guardare ciò che facevo nella mia vita. Riuscivo solo a conservare. A conservare la mia carne, il mio sangue. Ero contaminato. Mandavo in pezzi le mie sculture e respingevo ogni donna che volesse darmi seguito alla mia stirpe. Una l'ho distrutta per togliere ogni dubbio. Avrei distrutto la mia vita. Avrei preso le armi per seguire i miei padri protestanti. Avrei ucciso il loro nome. E in loro nome sarei morto. E poi l'ostacolo previsto del mio destino. Ho incontrato te. Ma cosa vuoi da me? Quello che vuoi tu. Hai detto che volevi morire. Ti capisco, io non volevo morire. Ma ti capisco, io volevo la guerra. Volevo menare le mani, pensavo di essere nato per questo e per nient'altro. Volevo una guerra perché volevo salvare qualcuno. Solo che quel qualcuno ero io. Volevo cambiare, essere un altro. E invece ho salvato te. Proprio perché sono come sono. Voglio che tu resti vivo. E so che uno di noi due morirà. Ho idea che sarò io. Sai, a volte mi guardo. Mi guardo e vedo un cavallo. Sono circondato da cani da caccia e vado verso la morte insieme a loro. Io sono una razza in via di estinzione, caro mio. Non so parlare, indovinelli come te. All'inizio mi preoccupavo quando parlavi in quel modo. Pensavo che mi volessi prendere in giro. Ma adesso non mi preoccupo più perché so che quando parlavi così parlavi a te stesso. Mentre quando parli con me, mi vedi. E quel giorno non ti ho salvato, ti ho visto. E da quello che ho visto ho capito che non sono come te. Sono te. David. Sì. Il nome. Dillo. Voglio... Cos'è, un altro indovinello? No. Si parla chiaro d'ora in poi. E perché? Si fa prima. Danza.
Gli dèi stanno guardando. Gli dèi? Dei protestanti. Caso. Re. Alster. Alster. Pietra. Carne. Caso vuole che danzi nel tempio del Signore. Danza? Contento. Contento. Contentissimo, guarda. Oh, proprio una bella pelle. Già, per essere un uomo. Dai, dagli una sciacquata. Non ci penso nemmeno. Ora sono pronto a ripartire. Giorgi. Quando mi chiami Giorgi. Ho suonato bene. Benissimo. Ti hanno sentito da un chilometro e svegliato i morti. Era quello che volevo. Sono un bravo soldato. Il migliore. Un bravo operaio. Li batti tutti. Io voglio restare qui stanotte. Dai, dobbiamo andare. Tu però non hai fatto la tua parte, non hai parlato. Ho ascoltato. Ma non è abbastanza. Tu sei il gran maestro. Signori, io ho appena nominato il mio amico Mr. George Anderson, gran maestro delle logge orangiste d'Irlanda, quindi silenzio, prego, lei la parola. No, un altro giorno, dai. Ho detto che voglio un discorso. Per favore. Voglio un bel discorso, parla. E cosa vuoi che ti dica? Quello che voglio sentire. Progenie della vera fede, compagni orangisti con militoni, i figli dell'Alster oggi in molti paesi del mondo offrono il loro contributo, e spesso anche di sangue, per la causa del re e del nostro regno, e non è la prima volta. Ma noi non possiamo dimenticare la battaglia che infuria a casa nostra, per la nostra terra, la nostra gente, le nostre anime, i nostri valori. Pertanto, quando evoco il nemico, non mi riferisco agli unni, per quanto anch'essi acerrimi nemici debbano considerarsi, ma bensì ai cattolici, i traditori cattolici, che corromperanno i nostri giovani, defloreranno le nostre donne e abbatteranno ciò che abbiamo di più caro, la nostra amata religione. Per la nostra gloriosa religione noi combattemmo sulle verdi sponde erbose del Boyne. Non acqua scorre nel Boyne, ma sangue. Il sangue delle nostre vene, fratelli. E noi non permetteremo che il nostro sangue finisca nelle fogne di una repubblica irlandese. Noi non riconosceremo la repubblica. Combatteremo la repubblica. Combatteremo come abbiamo sempre combattuto nel corso dei secoli per rispondere all'appello del re, all'appello di Dio. Chiameremo i nostri uomini dalle campagne e dalle città del nostro amato Ulster e gli uomini risponderanno al nostro grido di libertà, combatteranno per essa, uccideranno, moriranno per la libertà, moriranno, moriranno, moriranno! Oh, vai avanti! No, basta. Ho fatto il mio, basta. Stai crollando? Quel bastardo di Piper aveva ragione. Moriremo tutti. Tutte balle. Moriremo per niente. Va tutte bene, balle. Va bene, va bene. Tutte balle. Non torneremo mai più qui. Non ce ne andremo mai. Dobbiamo tornare indietro. Ce la fai a camminare? No. No. Lasciami stare. Come lasciami vuoi. Stare. Va bene. Lasciami stare. Non ti darò mai più retta. D'ora in poi... Io di qua, tu di là, ho deciso così. E lì? Chi ti ci ha messo? Tu, io, loro. Loro chi? Il generale? Niente affatto, loro sono quelli che danno gli ordini. Sei tu che li esegui, sono io che li eseguo. Ma gli ordini sono ordini solo quando li esegui. Se hai smesso di eseguire gli ordini, allora resta lì dove sei. Non ho smesso di eseguire gli ordini, ho cominciato a darli. Vuoi che me ne vada? No. Aspettami. E perché dovrei? Hai detto che io non conosco niente. Tu conosci abbastanza. Non conosco te. E chi mi ha portato qui? Chi mi ha salvato? Chi? Grazie. E allora? Acqua.
Sei una bestia rara, Greg, rara davvero. Sono un cane da caccia, caro mio, altro che bestia. Ai suoi ordini, signore. Non ce la faremo mai a essere a casa questa notte. Allora restiamo qui. T'ho fatto male? Sì. Bene. Bene. Allora sei pronto? Lo sarò sempre. Qui è perfetto. E chi ci schioda? Andiamo, vieni con me. Forza. Non puoi dormire? Al fronte. Non posso dormire, Nat, non ho sonno. È ora. Andiamo! In marcia. Sembrano morti, C'è una pace. Già. Che dite? Quando arriva il segnale? Quando siamo pronti. Sì? E poi? E poi che succede? Attacchiamo. Scordatelo! Ora non ti farai prendere dal panico, Miller. Ce l'ho dall'ultima licenza, il panico, Piper. Sarà ancora buio quando ci muoveremo, no? Siamo. Lo sento che questa è la fine. Cristo di Dio, Miller! Non ci posso fare niente, questa volta lo so! Qui nessuno sa nulla! Ufficiale in giro? Ne è passato uno 20 minuti fa, diceva di riposarci un po'. L'ho visto! Inutile stronzo! Ma che diavolo ce li mandano a fare, eh? Con gente come quella non si va da nessuna parte. Grado superiore, eh? Superiore un cazzo! Tu continua a parlare così e ti ritrovi davanti alla corte marziale. Guarda che io glielo dico anche in faccia. Gli dici cosa? Come ci hanno ridotti? Vabbè. E questo li fermerà, eh? Questo ci fermerà! Serve il fiato per correre, Millen. Non mi sembra il momento di mettersi a frignare. Io non frigno. No, e invece tu frigni un po'. Dai. Piper, senti, ma tu vieni da una famiglia bene, no? Sì, ma che c'entra ora questo? Ci chiedevamo io e Millen perché te ne stai qui con noi invece di startene là, con loro. Con loro chi? Le alte sfere, no? Ah, ma io non c'entro più nulla con le alte sfere, McKibben. Magari una volta, ora non più. Ormai ho macchiato la mia reputazione. Come? Svegliamo i ragazzi. No, sì. Non lasciamoli riposare, come, Piper? Essendo la pecora nera. Ah, un po' un ribelle. Un po', sì. Lo so, anch'io, Ho spezzato il cuore a mia madre. Io gli ho spezzato un braccio. Più pratico, più doloroso. Ma come fate? Come fate a ridere in un momento come questo? Come non fate? Rido, non ridomi! Gli ha spezzato un braccio.
Cos'è Piper? Hai qualche santo in paradiso? Qualcuno che ti osserva da lassù e ti trova sempre un posticino tranquillo? È per questo che ridi? Mettici qualcosa in quella testolina di colore, Miller. Non mi guarda nessuno, mi guardo da me. Ma che cazzo ti prendo? Quello che ha preso a te il primo giorno, ti ricordi? Qua moriamo tutti. Tutti! Adesso basta! Basta. Moriamo tutti! Finiscila! Zitto! I ragazzi si sono appena addormentati. Non voglio che si sveglino per questi piagnucoli da donnicciola che ha paura di morire. Chiaro? Se hai intenzione di farli disertare, devi passare prima sul mio cadavere. Se vuoi scappare, comincia a camminare ora. Non sono mai scappato davanti al dovere. Io comandavo! Lo sappiamo tutti! Ma qui non avrai a che fare con dei cattolici sedicenni. Te lo vuoi mettere in testa una buona volta? Sei avvisato, eh? Lascialo in pace, McKim. Non credevo di essere un vigliacco. Ma non sei un vigliacco. Ormai l'hai dimostrato. Sono un soldato. Sei un uomo. Sì, uomo. Sei un uomo e te la stai facendo addosso. Ma pensi di essere da solo? No, no. E allora? Alla buon'ora, Christopher. Cristo, mi sembra di avere un topo morto in bocca. Magari ce l'hai. Ce l'hai messo tu. Una volta l'avrei fatto, sì. Ah, sempre simpatico. Da morire da ridere. Ordini? Niente di nuovo. Niente di nuovo, niente di nuovo, niente di nuovo. So che diranno la stessa cosa dall'altra parte. Di nuovo. In tedesco? No, in gaelico. Ma i tedeschi non parlano gaelico. Lo imparano apposta, per farci dispetto, McKinley. Hai capito, porco bastardo, così ti ci insultano meglio. Sono insopportabili, cattolici che parlano gaelico ovunque, anche nell'esercito tedesco. Questo non credo, secondo me neanche i tedeschi se li pigliano quei cattolici di merda. A proposito, ma l'avete sentito? Di quel ragazzino di 16 anni, quel Pierce, che ha occupato un ufficio postale perché gli servivano i francobolli. Altro che occupare un ufficio postale. Quello stronzo ha continuato ad ammazzare i nostri finché non ha avuto il fatto suo. Fammi finire. Insomma, questi entrano dentro l'ufficio postale, no? Fanno andare via tutti quelli da dietro gli sportelli. E una volta che l'ufficio postale è vuoto, scendono in strada e si mettono a proclamare la Repubblica d'Irlanda. Com'è che dici sempre tu, Mille? Se gli irlandesi non sanno neanche come si scrive Repubblica, figuriamoci proclamarla. Insomma, arrivano i soldati e li sbattono tutti dentro. E questo in galera inizia a frignare. Oddio, c'è la mamma vedova, il mio unico fratello, come farà? Arriva la vecchia. Che guarda il figlio, guarda il soldato, strappa il fucile dalle mani del soldato e PAM! Spara lei al figlio. Basta! 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 Shhh, Mille. Shhh. A te chi te l'ha raccontata questa versione dei fatti? A me, Christopher. Rolston. Ha aggiunto qualche cosa, eh? Le cose più belle. Sono un artista anch'io, mai per d'altronde, no? Sono il tamburo. Senti, se pregassimo tutti insieme, ti aiuterebbe? Sì, sì, grazie. Sveglia Willy. Sì. Padre nostro. Sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane. Il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, così sia. Così sia un coso. Qui non succede nulla, che sia! Dormi! Le parole non me le ricordavo mai. Parli al passato. Eh? Niente. Thank you.
Non c'è mai stata tanta pace. C'è anche un odore diverso. Nessuno se n'è accorto, sono io che immagino le cose. No, l'aria è davvero diversa. Più forte. Che cos'è? Paura. Ah, sei sveglio. Più o meno. Freddo? Sono gelato e stanco come prima. Cristo, le pulci mi divorano, dammi una grattata. Dai. Bravo. Un po' più a sinistra. Vuoi un po' di polverina? Porcheria inutile. Ma siamo sempre qui. No, stiamo andando a farci un bagno a Bangor. Non mi scassare, stavo solo chiedendo. Oh, ho dormito bene. Benissimo. Svegli da molto? Da un po'. Perfetto. C'è tempo per due tiri. Ma ti sei portato il pallone? Complimenti, bello, il sangue è freddo. Devo allenarmi. Ogni occasione è buona. Voglio giocare sul serio quando torno a casa. Andiamo, due tiri veloci. Tra un po'. Su, un po' di vita. Vai, va bene, io ci sto, facciamo questi due tiri. Su. Colazione. Un po' di uova al tegamino, pancetta, salame. Pane. Del nero? Che marca? Una qualsiasi. Mi spiace, è terminata. Che mi offri? Un bel tortino di cacca. Di cavallo? Sì, magari. E chi la trova di cavallo? Umana. No, grazie. Non storcere tanto il naso, perché finirà presto anche quella. Ah, se continuo a parlare no. Ui, complimenti volano. E anche la merda. Siete forti voi due, eh? Forti. Letali, bello mio. Letali. Dai, su, allora, che facciamo? Proposte? Qualcosa di triste. Col cazzo, qualcosa che ci esalti. Sì, sì. Ce l'ho. La battaglia del Boeing. Siamo io e te? Sì, tanto mica sono tanti di più quando la fanno a scarpa, eh? Scarpa! Anzio di cazzo! Però, a scarpa perlomeno hanno i cavalli. I cavalli? Mm. Mille di piedi! Tu sei un cavallo! Lasciami in pace. Dai, tiralo su. Dai, mille! Vai, per... Allora, Scarpa, le Billy ha sempre un cavallo bianco. Tu che sei pallidino, che dici? Ma, aggiudicato? Sì. Chi gli mettiamo in groppa? Crawford! Crawford! Aspetta! Vieni, 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 su, 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 su! Dai! Vai, è Billy! Su, su, eccolo, eccolo! Re Billy, come scalpita col suo bianco destriero! Millen! Tu sei il cavallo di Re Giacomo! Chi li mettiamo in groppa? Lasciami in pace. Monto io? Vaffanculo. Sveglia Craig. Craig pesa lui come un cavallo. E allora... Mur! Mur! Sveglia Mur! Mur! Che c'è? Dai, vieni, tu sei Re Giacomo. Ah, sono chi? Sei Re Giacomo, monta in groppa Mille che è il tuo cavallo, vai! Non ci penso nemmeno. Non ci pensi nemmeno a cosa? Alla battaglia di Scarza. Ah... Ma che bisogno c'è di fare, Re Giacomo? Tanto lo sappiamo tutti che deve perdere. Questi non sono problemi tuoi, tu sei solo il cavallo. Ma così non vale! E quando è che vale in guerra? Allora ci siamo? Oh, mi raccomando, Re Giacomo, eh! Sappiamo come va a finire, attieniti alla storia. Mm-hmm. Pronti? Musica! Come la facciamo la musica? Che mondo! Cantiamo un inno! Un inno? Dai, un motivetto allegro! Su, forza! Un motivetto allegro! Rosco, segui me! Ed ecco Re Guglielmo, principe d'Orange!
Guata dal suo bianco destriero il traditore Re Giacomo. Quel Re Giacomo che in caso di vittoria abbatterà la nostra gloriosa religione. Re Guglielmo avanza spavando e il suo bianco destriero avverte il pericolo, ma continua a portare il suo cavaliere verso la gloria. Re Giacomo avanza con la sua aria da spaccone. Sul suo fedele destriero! Può il suo fedele destriero starsene muto mentre sono nel mezzo della storia? Dov'ero rimasto? Re Giacomo avanza con la sua aria da spaccone. Nessuno butterà giù il figlio prediletto di Roma. Ma ecco, Re Guglielmo! Non serve, canticchia e basta! C'è lui! Ma ecco che Guglielmo sfodera l'oro brando e si lancia all'incontro dell'odiata nemica! È il momento di incrociare per lo astuto Giacomo evita il primo assalto! Ma guardate, signori, il nostro re! Subito fa dietro il fronte e il bianco destriero divora il terreno sotto di lui! Questa volta per Giacomo non c'è spazio! La fortuna è una volta al diavolo! Ma guardate, furibondo intrepido, Re Billy non si dà per vinto! Stavolta Giacomo cadrà e con lui la potente Roma! La tensione andrà avanti finché il vincitore! Sono caduto! Abbiamo visto! Si comincia bene! È colpa anche mia! Tutto a posto? Alla grande! Si fa giorno. Tutti pronti? Forse è meglio svegliare te. Perché non ti svegli tu, Paia? Perché l'hai fatto? Sono solo inciampato. Dai, lascialo perdere, era solo un gioco, dai. È stato bello. Finché è durato. Bello, bello davvero. Dai, prepariamoci per le cose reali ora, eh? Non parlavate di un'odore. Quando mi sono svegliato. Sì, perché? Ora lo sento. Cos'è? C'è sempre. È come una specie di... Di che? Non lo so. Io notavo anche l'aria che c'era. Svegliati, David. È quasi giorno. Oddio. Va bene. Va bene. Questo dormiva come un morto. Ho fatto un sogno. Un sogno chiarissimo, un bel sogno, bellissimo. Parlava di casa. Ennis Kill. Sì. Addio mia Ennis Kill. Addio ma tornerò sulle rive di Ennis. La guerra finirà e rivedremo insieme più splendide che mai a darci il benvenuto e Ennis Kill tornerai. Il lago Erne. Ora la farà bel tempo. E tu che ne sai? Me l'hanno scritto. Bel tempo dappertutto. Il bagno sarà pieno di salmoni. Nessuno che li prende. Magari i ragazzini. Sono la rovina dei fiumi. Non sanno mai quando è ora di smettere. Io ne ho ributtati in acqua più di quanti ne ho mangiati. Non sapevo che andavi a pescare. Altro che, tutti e due. L'estate le rive del bagno sono una seconda casa. Bel fiume. È il posto più bello di tutto il Conway. Dite quello che vi pare. Il foil. Come? Ripensavo al foil. L'avevo scordato. Ci sono cresciuto, Foil Street. Beh, anche il lago non è male. Nessuno dice il contrario. Non c'è confronto con quella pozza sudicia dell'Erna. E quanto al bar, non ci piscerei nemmeno. Aspetta. Gesù, capite perché l'odore è diverso? È il fiume. La Somme. La Somme. Ma è lontano. Si sente a chilometri. Odore di casa. Il fiume di casa. I fiumi hanno tutti lo stesso odore. Quello di casa no. Io non ho mai annusato il fiume. L'odore ce l'avrai sempre nel naso. Capite perché è diverso? Che vuoi dire? Ci riporta a casa.
Non siamo in Francia. Siamo a casa. Siamo nella nostra terra. Combattiamo per la nostra casa. Questo è il nostro fiume, questa è la nostra terra. Dov'è Belfast, Anderson? Lo sai dov'è. È laggiù, mi sta aspettando. Li senti i cantieri, McGilvery? Tu sei scemo. Non stavi sognando il lago Erne, David? Sei lì, ti circonda. Moore, il Banskor è là fuori. La Somme non è quello che crediamo. È il lager, il foil, il ban. Non importa che ti sforzi tanto, Piper. È troppo tardi per venirci a dire perché cosa combattiamo. Sappiamo dove siamo, sappiamo che cosa dobbiamo fare e sappiamo perché. Lo sapevamo prima di arruolarci. Siamo venuti volontari apposta. Tutti tranne te. Alla fine l'hai capito. Ma non puoi insegnarci quello che sappiamo già. Non puoi salvarci. Non c'è niente di immaginario, Kenneth. Questa è l'ultima battaglia. E stiamo andando là fuori a morire. No, David. Sì. Sì. Sì, anche se qualcuno resterà vivo, se ci sarà qualcuno che resterà vivo, anche lui sarà morto. Non sarà mai più lo stesso. Saremo tutti altri uomini dopo, in un modo o nell'altro. E sai perché nessuno si tirerà indietro? Perché vogliamo così. Nessuno di noi vuole morire. Ho detto che anche salvare la pelle sarà come morire. Ma tu che ne sai che deve per forza andare a finire male? Me l'hanno detto gli dèi. E che cosa avrebbero detto? Gli dèi protestanti in sogno al lago Erne mi hanno parlato. Tenetevi pronti. Mettetevi in pace con Dio e con l'uomo. Chi gli è presa tuo Craig? Forse è solo tornato normale. Ha passato troppo tempo con Pai. Dici? Tutte quelle sciocchezze sui fiumi. In quelle sciocchezze c'è molto più di quel che pensi. Lo so quel che penso. Piper è pazzo. Però al campo gli davi ragione. No. Va bene. Sì, scusa. E di che? Non lo so cosa accadrà. Lo sai, Anderson, lo sai. Va un po' meglio ora? Ti ho mentito, Willy. È una vita che ti mento. Chi è che se la faceva sotto? Chi è che non ha attraversato il fiume? Ma l'abbiamo attraversato insieme. Da solo non ce l'avrei mai fatta. Oggi non puoi salvare me. Devi salvare te, ognuno per sé. Pensi anche tu come Craig, che non torniamo. Tu che dici? Che alla fine. Prima combattiamo. Portami via. Via dove? A casa. Ma casa è qui. La morte. Devi guardarla dritta in faccia, mi raccomando. Ma io ho bisogno di te. Io sono accanto a te. E allora negheremo insieme. Oppure nuoteremo. Oppure nuoteremo. È diverso da come pensavo. E cioè? Più calmo. È come deve essere. Pensavo che in questo giorno saresti stato più arrabbiato. Con chi? Con te? Come con me? Con Dio? Guarda, non sono più sicuro di capire la differenza. Comunque così doveva andare. Ah, non dire così. Perché? È una vigliaccata. E non sono forse un vigliacco io? Hai dimostrato di non esserlo. Che cosa ho dimostrato? Che so tenere in mano una pistola? Che so innestare una baionetta? Che sono un povero diavolo di soldato come gli altri? Questo non vuol dire niente. Quello che hai detto tu quel giorno in quella chiesa, quella è la verità. Me l'hai fatto capire tu e io l'ho accettato. Non sono né migliore né peggiore di nessun altro, nessuno di noi lo è. Credi ancora? Sì. Ah, mi faresti un favore? Quale? Prega che io ritorno. No. Come no? Puoi farlo da solo. Allora fallo con me. Aspettiamo prima che arrivi l'ordine di muoverci. Scusa. Perché l'hai fatto? Perché è ora di smettere di fare gli eroi. Non stavo facendo... Facevi l'idiota e possiamo farne a meno. Perché stai cambiando? Perché? Perché tu torni indietro. Tornerai dalla tua famiglia che sarà orgogliosa di te. Il coraggioso primogenito diventato uomo nelle Fiandre. Accidenti a te, ti ho capito dopo quel bel discorsetto. Qui con noi sei sprecato. Tu sei di un'altra razza, non sei come noi. Sei un capo. Hai avuto quello che volevi,
Sempre l'hai avuto e sempre l'avrai. Oggi te la caverai perché hai imparato a volerlo. Ho imparato a volere te? No. Dimmi una cosa. Che vita credi che potremmo avere se ce la facciamo? Quella che ti pare, ma di certo non insieme. Che cosa vuoi da me? Quello che vuoi tu. Non ti capisco. Non mi capisci? Per la prima volta. Ed è un bene. Sono la tua misura, non te lo scordare. Smettila! Se ti sto facendo male vuol dire che ci siamo. Non andare lì fuori così. Devo. Non morire, Kenneth. Uno di noi ce la deve fare. David. Calma. Casa. Qui. Ehi, Piper. Che vuoi? Ho visto che ti manca un pezzo della divisa. La parte più importante. Allora ho pensato, dobbiamo fare qualcosa, se no ci mette nei guai. Che cosa manca? La medaglia d'onore. Non è mia. Sì che lo è, un regalo, giusto McIlwain? Giusto, più che giusto, sai, Anderson si fa trascinare quando è giusto, fai te. Beh, ma perché devo metterla? Così capiamo che sei della nostra sponda, si fa per dire. Siamo dalla stessa parte. Lo so questo. Vuoi che te la metta io? Così si fa. Ora sì che sei un uomo. Sei pronto, Rosto? Insieme, gli altri si fanno sotto. Allora ci siamo. Uniti. Meglio muoverci. Tutti. Giusto. Ultimo atto. Alster. 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 Addirittura questo, Rolston. Così era scritto, Piper. Niente rivincita. C'è solo la battaglia. La battaglia buona. Quella che non finisce mai. Dentro di noi. E fuori di noi. Prega. No. Prega tu. Alster. Alster! 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 Ho visto l'orrore. Alster. Hanno combattuto, sono morti. Alster. Mai ci saremmo arresi. Mai ci arrenderemo. Alster. La casa è rimasta fredda. L'Alster è rimasto solo. Alster. Veglierete sempre sull'Alster. Alster. Salvano. Alster. Il tempio del Signore è stato spogliato. Alster. Danza nel tempio abbandonato del Signore. Danza.